Vicepresidente Cecchetti, in occasione della giornata del 1 dicembre contro l'AIDS, anche quest'anno l'Ufficio di Presidenza ha organizzato diverse iniziative. Ma assolutamente sì, e assolutamente iniziative importanti, importanti perché purtroppo l'HIV è una malattia che c'è ancora e nell'ultimo anno sono quasi 700 i nuovi casi in Lombardia. Purtroppo colpisce una popolazione molto giovane, una volta si pensava che fosse una malattia di gente tossicodipendente piuttosto che omosessuale, e invece i dati che arrivano dal Ministero della Salute parlano di un aumento sensibile tra i giovani eterosessuali. La Lombardia è, ahimè, una delle regioni più colpite, la provincia di Milano, ahimè, è la prima. E quindi è giusto e doveroso che le istituzioni, in questo caso il Parlamento della Lombardia, sia in prima fila per sensibilizzare tutti i cittadini lombardi. Per questo noi abbiamo organizzato una serie di iniziative, tra cui l'illuminazione del Pirellone con la scritta Stop AIDS nella sera del 30 di novembre e nella sera del 1 di dicembre, e altre iniziative sotto Palazzo Lombardia nella giornata del 1 di dicembre, in collaborazione con la LAIZ e con altre associazioni sia private che nel pubblico, in maniera tale da poter dare più forza in questa giornata che ormai è arrivata, ha superato i 20 anni da quando è stata insediata, e purtroppo perché questa malattia non ha fatto assolutamente passi indietro. Si parla di Quindi, 700 nuovi casi in Lombardia. 700 nuovi casi che vanno aggiungersi ai 25.000 già riscontrati proprio in Lombardia di persone ormai infette e malate. Quindi per fermare questa situazione assolutamente non più tollerabile, ribadisco, l'istituzione, in questo caso Regione Lombardia, è in prima fila.